Cercherò di rispondervi nel modo più chiaro ed esauriente possibile alla domanda chi io sono. Il primo modo che io uso per rispondere è in relazione a me stesso come a ogni essere umano. Dalla dimostrazione data da Cartesio, io cogito ergo sum, io sono un sum. La mia essenza profonda è l'essere. Ma l'essenza più profonda che esiste è l'essere in assoluto, mentre io invece sono un essere relativo. Ossia, io sono un essere assoluto che ha assunto in me la croce relativa al mio personaggio. Dunque, io sono una coppia, sono un personaggio che è animato da una anima profonda che è quella assoluta del Dio dell'essere. Quindi, io sono il Dio dell'essere, il Dio Padre, che si è crocifisso in me figlio e ha assunto la mia croce relativa, quella definita dalla storia del mio personaggio. Il mio personaggio sarebbe potuto essere cattivo o buono, ma non avrebbe fatto alcuna differenza. Sempre l'anima di Dio avrebbe animato questo personaggio. Il mio personaggio sarà infornato alla fine del tempo e sarà pianto e stridore di denti, ma non dell'anima, del personaggio. Vi saranno infine dei personaggi conosciuti buoni e altri conosciuti cattivi più o meno e mandati all'inferno. Ma chi li manderà all'inferno sarà poi ciascuno di noi stessi. Infatti, l'essere supremo è entrato nel personaggio relativo, assumendone interamente tutta la croce, con uno scopo grandioso: liberarlo da questa croce, sublimare la croce al punto da fare di un elemento negativo, ma reale, una base reale per una infinita vittoria definita e reale. Quando io parlo di definizione, intendo dire qualcosa che è storicizzato, ossia che è scritto, detto, comunicato, ossia che esce da quell'indefinizione di una ideazione che resta ancora tutta nell'animo del suo creatore e assume forma relativa, determinata da parole, da scritti, da gesti, da una vita reale, per cui poi questa ideazione è comunicabile, è trasmissibile da un io ad un altro io. Quindi ciascun io è un Dio che ha assunto in se stesso la croce della persona e il Dio figlio ideale. Proprio a dimostrazione di tutto ciò, è stata una persona che è stata realmente crocifissa sulla croce reale per la salvezza di tutto il genere umano. Ed è quello che deve succedere in ciascuno di noi. Perché quella salvezza personale operata da ogni spirito, nel massimo del libero arbitrio, che è quello di un figlio, di una creatura, di creare in se stesso l'idea del padre, è il massimo arbitrio concesso a un figlio che decide chi deve essere suo padre, ossia quell'insieme di valori, guida, che poi devono guidarlo nella scelta tra tutto il possibile essere. Perché tutto il possibile essere che non è stato compreso
nella mia vita è compreso nella vita di tutti gli altri, perché il Dio assoluto mette al mondo realmente ogni possibile esistenza. Per cui, tolta la mia esistenza, se io non avessi anche il dominio di ogni possibile esistenza, Dio sarebbe entrato in me per assumere una croce insormontabile, mentre invece tutto è di Dio e lo concede anche a quel suo figlio entrato in me e crocefissosi poi in me, perché la croce sublimata diventi l'infinita vittoria, ma nel modo adatto, giusto, limitato, delimitato a superare la croce reale. Possiamo dire che quella immagine che io mi sarò fatto liberamente per il mio libero arbitrio di Dio, del Dio giusto per me, non è il Dio assoluto, è un Dio relativo, proporzionato esattamente a me. Ed è questo il Dio giusto per me, che non mi faccia pagare il costo di cose che non erano state assegnate a me e che io non ho potuto rispettare perché erano fuori dal mio ambito. Il Dio giusto per me è chi mi giudica sulla base di cosa è stato realmente consegnato a me. Di conseguenza, Dio Padre lascia al Dio Figlio che si è crocifisso in me il compito esclusivo di fissare e stabilire il suo Dio ideale. Questo Dio ideale poi erediterà il regno di Dio, ossia supererà il limite della croce personale e, visto che esistono tutti gli altri personaggi reali che completano il limite del mio personaggio, io avrò l'accessibilità agli altri personaggi, ma come io vorrò, ossia come se tutti gli altri personaggi fossero una intera biblioteca e io potessi entrarvi a scegliere quale libro io desidero fare mio, ma non come il libro di testo che oggi io sono per me stesso, un libro che devo assolutamente osservare in ogni sua pagina, in ogni suo istante. No, il mio prossimo sarà per me la mia fonte di gioia, con la quale io potrò scegliere all'interno di una vita quei giorni, quegli attimi, quei momenti, quei singoli gesti che sono la mia gioia. Ossia, io potrò liberamente, in base al Dio ideale che ho voluto costruire in me, che ho amato fosse in me, potrò creare la libera compilation di tutto il bene che esiste in tutta l'esistenza possibile, ma nel modo che è bene a mio giudizio. Ecco, chiarito chi io veramente sono nella mia essenza. Ora io devo passare ad analizzare il mio personaggio, quindi non un io generico come quello di ogni uomo, che è sempre un Dio che ha adottato ogni personaggio, perché tra tutti i personaggi vi sono dei personaggi destinati ad essere la singola persona e ci sono due personaggi fondamentali destinati ad essere: uno, il Figlio di Dio unito allo Spirito Santo; un altro, il Padre di Dio unito allo Spirito Santo. Perché tra tutti i possibili e immaginabili personaggi ci deve essere senza dubbio il personaggio che impersoni proprio l'essenza di Dio Padre e Figlio. Perché se in tutto il possibile non ci fossero proprio i due personaggi che rappresentano Dio Padre e Dio Figlio, pur nel limite del personaggio, tutto il progetto divino organizzato per personaggi crollerebbe per la mancanza dei due personaggi Padre e Figlio, che sono una cosa sola e che sono l'essenza stessa
di tutto il sistema integrale di tutto il possibile.